Attenzione! Oggi si organizza la festa di fidanzamento, alla quale ovviamente voi non siete stati invitati. Voglio che vi chiudiate a lavorare e che ricordiate di essere in punizione, chiaro? A lavorare! Marsh! Via, 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 via! Tu e Alelì, tu, vestitevi per vedere il giudice. Vi voglio freschi. Freschi come le guance di un morto. No, aspetta, Rama, parliamo. No, non voglio. Era la mia occasione. Perché hai dato il mio numero a Sierra? Me l'ha preso, te lo giuro, sì. Era molto preoccupata. E non arrabbiarti con me, io ti adoro. E sai che non farei nulla che ti possa fare del male, lo sai? Sì, sì, scusa. Io ti ho sempre visto come un amico, sì, però... Sì, lo so. Però adesso... Senti, non ho mai voluto fare sbagli con te, perché... Perché? Perché, dimmi, perché? Perché no, perché non lo so perché. Però ti voglio così bene che... Sì, anch'io ti voglio bene, Mara, allora... Provo qualcosa per te, Rama, capito? E ho perso la testa, ecco. Vuoi dire che mi ami? Cosa? Bene, i risultati sono pronti. Sì. E? Cristobal non corre alcun rischio genetico di sviluppare la malattia. Oh. Nico. Sì. Non sa che pena mi ha tolto, non ha idea di quanto sia felice. Dottore, scusi, lei potrebbe dirmi chi è il padre? Dottor Bauer, questa informazione è confidenziale. Io ho bisogno di sapere chi è il padre, per favore. Dottore, io l'autorizzo. Glielo dica, per favore. Beh, in questo caso, il padre di Cristobal è il signor Marcos Ibarlussi. Vuole anche che faccia la sua balletta. Non so se si rende conto. Guarda quanto è bello questo vestitino. Il tuo sogno è svanito, Sierra. Vengo subito, ragazze! Sono tanto felice, felice da morire, sì, te lo giuro. Sì, certo, certo, tutti siamo molto felici, sorellina. Proprio tutti, però precauzione. Perché quando ti prendono questi attacchi di felicità, ti prendono anche attacchi, sì, di follia, sì. Tranquillizzati, vuoi un ansiolitico? Sì. Vuoi no, una pasticca? Bart, ascolta. Nico ha creduto che sono depressa e ha accettato di fidanzarsi con me. Geniale. Che hai detto? Tranquilli, tranquilli, parliamo con calma. No, niente scenate isteriche o litigate, restiamo calmi, è chiaro. Ho ascoltato bene. Ho sentito che hai detto... No, hai sentito male, Tiago. E poi come mai mi stavi spiando? Sì, non ti stavo spiando. Volevo vederti. È vero? Lo ami? No, Tiago, stavamo cercando per non far capire niente a tuo padre, tutto qui. Ma non era finita questa storia. Sì, sì, è vero, però tuo padre sospetta e Giustina ancora di più, quindi... E poi lei non potrebbe amarmi, siamo amici, no? Certo, certo, come no, amici per la pelle, ecco, sì. Sì, sì, scusami, non... È che mi sento... No, va tutto bene, va tutto bene, sta tranquillo, Tiago, non c'è problema. Beh, scusatemi, ora vado. Va bene, ciao. Mi devi una risposta. Mi ami? Che cosa state facendo? Tu, sanguisuga disgustosa, va a lavorare! Via, via, via! Sì, sì! E tu? Allora, che stai tramando con quel sorriso? Rido per non piangere, Giustina. Eh sì, chi ti ama ti fa anche piangere. Eh? Cambiati, svelto! Permesso, signor Bart, Giustina mi ha detto che era qui. Bene! Sembra che ci sia anche lei. Mi vuole parlare dell'inganno verso Nico? Sì. No. Sì, Cielo ha sentito le tue sciocchezze. Non c'entra. Vogliamo parlarti d'altro.
Ma è il mio sogno, Bart. Non importa, Malvina, non importa, non importa. Vorremmo parlarti di Aleli. E la bambina non può più restare qui. Devi andarsene. La bambina ha bisogno di una famiglia, Cielo. No, Bart. La bambina ha bisogno di suo fratello. Io non sono d'accordo, non sono d'accordo. La bambina se ne va. È deciso così. Fine della storia. No. No. Parliamone. C'è una soluzione. Tu lasci che Aleli resti qui nella casa se lei non dice niente a Nico. Che dici? Non sono d'accordo per niente. Io sono d'accordo invece. E tu? Ti senti bene? No. Mi crolla tutto addosso. È per Rama, no? Sì, è per Rama e anche per Tiago. Tutti e due, non so. Ma è per Rama o per... Li vuoi tutti e due? No. Insomma, non so. Non so, Jasmine, non lo so. Vediamo, dimmi. Che succede con Rama? Con Rama? Che succede con... Il fatto è che provo qualcosa per lui. Provo qualcosa per Rama, ma anche per Tiago. Ma insomma, è una confusione tremenda nella testa. E per toglierti ogni dubbio devi... Devi provare. Come? È chiaro. Esci con uno, poi con l'altro e... Così riuscirei a capire di chi sei innamorata sul serio. Ma è davvero così semplice? Sì, è semplice. Non si può trattenere qualcuno così. Sì, si può, tesoro. E non fare la santarellina perché tu me l'hai rubato. Non te l'ho rubato. Ma che ti salta in mente? Il nostro è stato, ma sì, un colpo di fulmine. Lui si è avvicinato a me. Ma sì, era... dimmelo pure in faccia, tanto non mi importa. Forse ha ragione. A volte queste cose succedono, cara. Lo dici perché non hai mai fatto nulla per amore. Io capisco che tu l'hai abbagliato con non so con che cosa l'hai abbagliato, però la triste e pura verità è che io l'ho visto per prima. Te lo giuro, sì, lo giuro e rigiuro che o mi sposo con Nico o io mi ammazzo. Vorresti prendere in giro anche me adesso? Io non sono una stupida. Ah, muoio per amore, Bart, ti lascio no. I miei vestiti. Tanto tutto. Non hai niente da lasciarmi, neanche un po' di cervello, stupida. E va bene, facciamo un patto. Sei la peggiore. No, questo lo faccio per amore. Perché per Nico farei qualsiasi cosa. Va bene, ci sto, affare fatto. Però nessun bambino andrà via di qui. Nessuno, bene, tutto chiarito. Ora mangiamoci un pasticcino. E un'altra cosa, parliamo di istruzione. Perché in questo modo va molto male. Io insegnerò ai bambini. Mai e poi mai, questo non è affatto negoziabile. Siamo d'accordo? No, non siamo d'accordo. O chiudete quell'orribile laboratorio laggiù e mi lasciate dare lezioni di canto e di ballo, o dico tutto a Nico. Per me va bene, per me va bene. Sì, non c'è problema. Per favore, Bart, c'è la mia vita in gioco, ti supplico. Con questo anello io mi impegno... Mi impegno ad amarti tutta la vita. Perché tu sei il mio angelo. E non dimenticherò mai che io amo te. Guardami, sono qua, sono qua. Bene, abbiamo finito. Che bello tutto questo. Sì, tu sei bella. Dici davvero? Cerco di trovare il coraggio per dirti quello che sento per te. Sì, insomma, io ti amo, Mar. Tiago! Ci ha visti! Ma non stavamo facendo niente, che è? No, senti, Rama, non è così, credimi, io non sono un mistero. Perdonami. Ti sei persa? Ti ho visto che ci guardavi e avevi la faccia di chi vede qualcosa che non vuole vedere. Sai io che penso? Che sono soltanto uno stupido. Sì, uno stupido che si fida di gente che non ha regole. No, un momento, calmati, Tiago. Se sei geloso, dimmelo. È semplice, di sono geloso. Che ci facevi nel loft di Nico con Rama? Si sentiva male e sono andata a trovarlo. Sei tutto strana, davvero, è da un po' che sei strana. Ti chiedo di spiegarmi e tu non mi dici nulla.
Ora capisco. Cosa? Ti piace Rama? Non so. Non so è un sì. No, non so e non so. Ma non è certo un no. Perdonami. Perdonami, Teo. Vengo! Mar, sei tornata, entra! Sì, tua sorella mi ha detto che eri qui. Sì, sì, Nico mi ha chiesto di guardare Cristobal. Disturbo? No, per il libro. No, no, Nico sta cercando Eudamon, l'isola della felicità, e anche io. E tu cosa cerchi? Possiamo parlare. Di cosa? Ecco. Ecco, senti, quando oggi mi hai detto che mi amavi. Sì. Mi hai lasciata senza parole, Rama. Io non mi ero mai innamorata prima di conoscere Tiago. Però ora sei arrivato tu. Con tutto questo, io non. Non so che fare, mi capisci? Non so che cosa fare, perché io ti adoro, lo sai? Sì. Non voglio farti soffrire. E non voglio neanche perderti. Rama. Che c'è? Non so se faccio bene oppure no, però... Siete pronti? Mangerò con gli occhi, regina gitana. Allora, chi è che ruba? Non so, io non ne ho voglia ora. Forza, cominciamo, così finiamo presto. Jekka, prendi, metti della musica. Che fate? Niente, parlavamo. Sì. No, che sì. Fate vestiti così. Ma... Ah, per questo. Non lo so. Siamo normali, che abbiamo? È che noi... Tiriamo su dei soldi. Okay. Sì, noi balliamo, cantiamo, i bambini passano col caffè. Ah, sì, sì, mio padre lo sa che state facendo. No, no, e non glielo dire, collaboriamo con Giustina, diamo a lei tutto il denaro. È vero. Pensa un po'. Io entro a scuola più tardi, quindi potrei aiutarvi. Ma no, no, non c'è bisogno, non disturbarti, no. Dai, Rama, non fare storie, lascia che vi aiuti. No, no, Tiago, sul serio. Vi voglio aiutare, lasciatemi fare. E ora come facciamo a rubare col Tiago? Però dobbiamo farlo comunque, se no si finirà. Bene, ragazzi, ascoltatemi. Voi sì. Andrete in giro con il cappello. D'accordo? Sì. Vi daranno più soldi che ai grandi. Pronti? Forza. Sì. Allora, cominciamo. Sì, sì. Sì. Come facciamo? Cabeza está hecho un lío y quedarte en casa es mucho peor. A bailar, a ver si viene algo mejor. A bailar, no busques otra solución. Y probar toda la ropa que está en el placar, la que te combine, la que no te va. Y salga a matar, che bombón. Así es la cosa. A bailar, que otra cosa no da. Jasmine, mi hai detto di provare e io ho provato prima con uno e poi con l'altro e non so, non so che mi succede, non sento niente, non so. E quindi che pensi di fare? Lasci tutti e due? No, no, adesso devo parlare con Tiago, ho bisogno di tempo, gli dirò questo.
Ah, e a Rama invece che cosa gli direi? Beh, non lo so, ora mi devo occupare di Tiago. Quando viene gli dirò come stanno le cose. È che mi sembra che stia venendo Rama, non so se... Cosa? Ciao. Bene, io me ne vado. Forse sono di troppo. Ci vediamo, eh? Ciao. Che ci fai qua? Come che ci faccio? Non ci siamo già chiariti? Chiariti? Stai facendo marcia indietro adesso? No, però non... No, niente però. Facciamo un giro, così ti faccio vedere le stelle. Cosa? Sì, ti voglio portare al planetario. Però prima... Per te. Mi sono perso qualcosa. Tiago. Mio. Che vuoi, Carugna? Mi stai cercando, Bauer? Riuscirò a trovarti, ne sono sicuro. Ti darò un po' di tempo per individuarmi. Ma non credo. Però chi può dirlo se hai fortuna? Magari tuo figlio... Sì, beh... Mio figlio. Ascolta il messaggio. Quale messaggio? Cristobal ha un cellulare, no? Non riuscirai mai a prendermi. Sarò sempre la tua ombra, capito? E molto più di questo. Devi morire di rabbia, perché sono Marco Sibarlusia, il padre di tuo figlio, Paolo. Cosa? Appuntamento con i telefilm di Boeing finisce qui.